Patrimoniale sì o patrimoniale Sì, patrimoniale sì, anche perché sta ormai nelle corde degli italiani, insomma, preferiscono chi ha i patrimoni intervenire e farlo, soprattutto quando sono grandi patrimoni, chiedono di poter intervenire per il bene del paese, insomma, e non è normale un paese nel quale ogni giorno c'è una persona ricca che dalle pagine di un giornale chiede di poter pagare di più, non lo trovo normale. no? Pensi ci sia realmente quindi la possibilità di arrivare a un prelievo forzoso sui conti correnti? Beh, il governo Amato lo fece in un momento di grandissima difficoltà. Noi siamo arrivati ormai con l'acqua alla gola e onestamente credo che non sia, che sia poco credibile evitare di fare degli interventi e delle scelte impopolari. Io mi auguro naturalmente di no, perché penso che nelle pieghe del bilancio dello Stato ci sia la possibilità di fare altro prima di arrivare lì. C'è la possibilità di fare altro, le cose per esempio che abbiamo detto prima di toccare le pensioni, però anche lì. Così, una cosa che avrei fatto nella manovra finanziaria. Ci sono comunque pensioni molto elevate in questo paese, dirigenti della pubblica amministrazione, dirigenti delle aziende private, politici. A quelle persone lì avrei chiesto un forte contributo di solidarietà, ma più che averlo tanto per averlo, questo contributo di solidarietà doveva andare a riempire le casse di un fondo destinato alle pensioni dei più giovani o destinato alle persone che la pensione non riescono ad averla o che magari ce l'hanno particolarmente bassa. Cioè, mettere insieme le scelte economiche anche con delle scelte sociali e di responsabilità e di impegno, perché credo che noi abbiamo anche un bisogno sociale di ritrovarci come comunità. Quindi se per esempio il referendum in Grecia dovesse passare, come sembra che accadrà, quali pensi saranno le conseguenze per l'Italia e per l'Unione Europea? E quindi se passa l'idea dei greci di uscire Sì, dall'Eurozona? esattamente. Ma io si stanno già attrezzando in Europa perché questo accada. Io penso che per la Grecia sia un problema enorme. Faccio per esempio, penso a quello che è accaduto in Italia quando noi siamo entrati nell'euro. Abbiamo avuto tutti i problemi di controllo dei prezzi, tutto quello che volete, però noi in una notte abbiamo annullato 60 milioni di 60 mila miliardi delle vecchie lire che avevamo di debito pubblico, proprio perché siamo passati all'euro. Adesso loro dovranno ripassare dall'euro alla dracma e francamente non lo so quello che accadrà rispetto al valore effettivo della loro moneta, insomma. Per cui io sinceramente credo che si debba far di tutto per tenere la Grecia nell'Eurozona, anche perché quello che succede alla Grecia poi pesantemente ricadrà su altri paesi europei più in difficoltà, il nostro è uno di quelli. Spero che ci si riesca in questa operazione, che si riesca in questa operazione, anche se credo che l'Europa abbia atteso anche troppo, insomma, Merkel e Sarkozy dovevano aiutare la Grecia un anno fa e questo forse magari avrebbe evitato le scelte più difficili. Che tu sappia, è vero quello che si vocifera, ovvero che l'Italia avrebbe mentito sui suoi conti, sui suoi bilanci, come ha fatto la Grecia? Io mi auguro di no, ma mi auguro di no. È anche vero però che siamo di fronte ad un'Europa che non ha saputo controllare la Grecia e viene anche naturale pensare che non si siano controllati i conti di altri paesi. Io mi auguro francamente che non sia il nostro caso. Penso che, non so, noi abbiamo anche stupidamente ritenuto che la crisi non esistesse, quindi magari non siamo stati così in malafede da falsificare i bilanci, semplicemente non ci abbiamo fatto caso. Almeno i cittadini non ci hanno fatto caso Speriamo. fino a un certo punto, Beh, giusto? sai, però quando sei abituato a confrontarti tutti i giorni con una sana vena di ottimismo, per cui ti raccontano quotidianamente che in fondo gli altri stanno sì male, ma tu stai bene, hai superato brillantemente anche le crisi più difficili, vabbè, prima o poi ti convinci, insomma, no? Se non altro serve per convincersi, un po' per dirla alla Guzzanti, la crisi diventa psicosomatica, insomma. Quindi noi per un po' l'abbiamo fatto. Invece si è parlato molto oggi del maxi emendamento approvato ieri notte, ieri sera, insomma, però a quanto pare i contenuti sarebbero a dir poco assurdi, no? Si parlava di possibilità della tassa di soggiorno da applicare in certi comuni, piuttosto che di certi provvedimenti tra i rapporti tra Italia e Kazakhstan, che non sembrano avere molto a che fare con questo. Secondo te che cosa risponderà l'Europa a questo provvedimento, a questo tentativo? L'Europa forse è tenuta a rispondere proprio per evitare che l'Italia si trasformi nella Grecia, che in fondo va bene l'impegno dell'Italia,
Questo non significa però che non siamo già belli che commissariati e quindi aumenteranno anche le pressioni, magari quelle pressioni che non vediamo, no? E che non sono quelle che ci vengono dette in conferenza stampa o i risolini che abbiamo visto all'ultimo Consiglio europeo. Però il problema qual è? Che non sembra esserci una visione, cioè non sembra esserci una strategia, una via d'uscita, un impegno, anche quella volta che c'è stato il prelievo forzoso sui conti correnti, però tu sapevi che eri costretto a farlo, c'era un termine, c'era un'esigenza, c'era comunque l'obiettivo di risollevare il paese. Qui veramente sembra un po' come quando ti scade una bolletta, ti sei reso conto che non hai soldi, allora vai in giro per casa a ripulire le borse per vedere se trovi qualche moneta o rompi il salvadanaio di tuo figlio. Ecco, più o meno stiamo facendo questo, no? Ecco quindi che parte la tassa di soggiorno, poi magari troveremo anche qualcosa di più creativo. Ma le manovre strutturali, quelle vere, proprio non se ne vede traccia, insomma. Ecco, questo mi preoccupa fortemente e preoccupa l'Europa, per cui credo che magari non ci faranno vedere la pressione in faccia, ma chissà quello che non diranno dietro o che pretenderanno da noi. Poi tra l'altro si parla moltissimo nelle ultime ore dei cosiddetti frondisti, no? Di esponenti del PDL che stanno firmando questa lettera in cui consigliano al presidente del Consiglio Berlusconi di fare un passo indietro. Secondo te, si potrebbe arrivare a una spaccatura reale nel PDL con questo provvedimento? Può darsi, perché considera che in Parlamento non sono tutti scilipoti e Calearo. Ci sono delle persone anche che fanno politica seriamente, che sanno che il loro fare politica dipende dai territori da cui provengono, insomma, cioè sanno anche che hanno bisogno di quel consenso popolare che viene dai loro territori e sanno pure che ogni volta che rientrano il venerdì sera in quei territori ormai sono oggetto, nella migliore delle ipotesi, di derisione, nell'altra più, diciamo così, comune e ordinaria di legge, se non di, insomma, anche un po' di una lieve incazzatura, se posso usare questo termine, no? Che ormai mi pare evidente. Allora, queste persone più serie o comunque magari che hanno a cuore anche le sorti del paese non sono disposte a farsi affogare da Titanic, insomma, no? E quindi cercano in qualche modo di tirarsi fuori da una linea politica che non condividono più. Insomma, non sono tutti servi, o così mi auguro. Se scopriremo che non sono tutti servi, allora può darsi pure che succeda qualcosa di che non avevamo preventivato, cioè il fatto che sarà costretto a lasciare anche per spinte che vengono dall'interno del PDL. Sulla Lega Nord io ormai non mi faccio più, come dire, non faccio più previsioni ottimistiche, perché credo veramente che abbiano dato prova di una grandissima irresponsabilità istituzionale e rispetto al paese. Tutto quello che ci hanno raccontato in questi anni in cui hanno costruito questa loro appartenenza territoriale l'hanno bruciata in qualche settimana di cattivo governo. E sono disposti a rimanere lì e a dir di sì a Berlusconi, anche quando questo significa giocarsi molti dei valori sulla base dei quali hanno costruito la forza politica che si chiama Lega Nord. Non so quanto potranno durare, ma ormai non li guardo più come a chi si possa affidare le sorti di un paese, insomma. Ultimissima domanda, come vedi il futuro italiano dal punto di vista proprio della politica nei prossimi giorni, settimane? Come pensi che andrà visto quello che abbiamo letto negli ultimi giorni, ecco? Ma premesso che appunto non sappiamo se andremo subito ad elezioni, se ci sarà un governo istituzionale di transizione, di larghe intese, di salute pubblica, chiamiamolo come vogliamo. C'è un problema oggettivo: va ricostruito il paese, ci vorrà del tempo, va ricostruita la dignità delle istituzioni, anche la capacità di queste istituzioni di avere rispetto dal popolo italiano. Va ricostruito il rapporto col popolo italiano, ma soprattutto va anche restituita dignità all'economia di questo paese, perché ci sono tanti bravi imprenditori, tanti lavoratori capaci, dobbiamo metterli in condizione di far crescere questo paese. Questo significa però che secondo me saremo chiamati a farlo responsabilmente in tanti, insomma, probabilmente non basterà una forza politica più responsabile degli altri, ci vorrà anche però la sensibilità di cambiare un po' il corso di questo paese, anche culturalmente, insomma, quindi ci vorrà del tempo.